Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video dedicato alle novità editoriali del mese di novembre. Quindi andremo a vedere insieme che cosa troveremo in libreria nel mese di novembre. Quindi tutti i libri che noi potremo leggere e acquistare. Sono tantissimi, quindi partiamo subito con il primo libro che è Quando tutto inizia di Fabio Volo, edito da Mondadori. Questa è la storia di due ragazzi che si incontrano, hanno subito un colpo di fulmine, sembra tutto perfetto, tutte rose e fiori, e poi piano piano cominciano ad emergere i primi dubbi, cominciano a porsi le prime domande, ma in realtà sembra che proprio da questa piccola crisi inizi poi qualcosa di davvero importante. Quindi, insomma, è un romanzo di Fabio Volo che, se vi piace il genere, sicuramente può essere molto carino da leggere. Il secondo libro è Ranocchio salva Tokyo, scritto da Haruki Murakami, è giapponese, io spero si pronunci così, edito da Einaudi, ed è una storia veramente particolare perché è la storia di un impiegato molto semplice, una persona semplice, possiamo definirla una persona qualunque, che arriva a casa e un giorno trova seduto sulla sua sedia un grosso ranocchio gigante con il quale comincia a parlare, il quale gli rivela che Tokyo sarà devastata da un fortissimo terremoto e che lui dovrà aiutare a salvare la situazione. Ma lui dice: "Ma io sono una persona qualunque, come posso aiutarti? Sono gracile, sono una persona che non ha particolare carisma, non potrò mai aiutarti." In realtà poi il Ranocchio, piano piano analizzando quella che è stata un pochino la vita di questa persona, gli dimostra che in realtà lui ha compiuto un sacco di piccoli atti eroici e che quindi è la persona giusta per salvare Tokyo da questo terremoto. Mi sembra un romanzo molto molto particolare che, devo dire la verità, un po' mi incuriosisce, un po' invece mi frena perché mi chiedo se davvero non potrebbe essere carino, seppure uno di quei soliti libri assurdi. Però francamente diciamo che c'è una piccola parte di me che ne è molto incuriosita, quindi insomma poi vedrò, vi farò sapere se poi lo comprerò o meno. Il terzo libro è Nevada Connection di Don Wilson, edito da Einaudi. Questa è praticamente una corsa tra Hollywood e il Nevada per salvare un bambino rapito, quindi una corsa contro il tempo, una serie di azioni che si susseguono, insomma è un libro che comunque parla di un rapimento e di tutto quello che poi accade nel momento in cui si cerca di salvarlo, quindi insomma tutte le azioni, tutti i pericoli, ed è un viaggio che viene svolto tra Hollywood e il Nevada, appunto. Quindi questo devo dire che è un libro che mi attira molto molto poco perché non è tanto il mio genere. Quando si tratta di cose poliziesche, rapimenti, cose così, io ne sono molto poco attratta. Però insomma, magari per chi ama invece l'azione, ama libri di questo genere, penso che possa essere molto bello. Poi abbiamo La forza imprevedibile delle parole di Clara Sanchez, edito da Garzanti. Questa è la storia di una donna che cerca una svolta nella sua vita. Incontra un uomo che sembra all'inizio molto dolce, molto premuroso, insomma, classico uomo ideale, ma poi in realtà la mette in una trappola di inganni e falsità. Quindi, insomma, questo è un libro che credo mi farebbe molto arrabbiare se lo leggessi, perché quando ci sono inganni e falsità e quando qualcuno si approfitta delle persone, io diciamo che un po' mi arrabbio, quindi non so se lo leggerò, però può essere sicuramente intrigante per chi ama il genere. Poi abbiamo Mai dimenticare di Michael Bassi, credo si pronunci così. Ed è un giallo, proprio un classico giallo ambientato in Normandia, c'è la morte di una ragazza e tutte le indagini che vengono svolte poi per capire chi l'ha uccisa. Quindi insomma è proprio un giallo classico. Questo forse potrebbe piacermi di più, ma non sono tuttavia sicura che lo andrò a comprare e a recuperare. Andiamo avanti. Il giorno della tigre di Wilbur Smith, edito da Longanesi. Qui sicuramente per chi ama Wilbur Smith è consigliatissimo perché è uno dei suoi soliti libri, un viaggio pericoloso sull'oceano che insomma aggiunge un altro capitolo alla saga ormai famosa di Wilbur Smith, quindi sicuramente per chi ama questo genere, chi ama questo autore, è sicuramente un libro da comprare, da recuperare. Andiamo avanti, Chi soffia sul fuoco di James Patterson, edito da Longanesi. Anche questo è un romanzo a sfondo giallo criminale con elementi di azione e di suspense.
È un'indagine pericolosa che viene svolta, quindi insomma anche qua il classico giallo, ma con uno sfondo un po' più criminale perché c'è poi tutta una storia di, come dire, reti criminali che si vanno ad intrecciare, da quello che ho capito. Questo sono sicura che non lo andrò a leggere perché anche questo non mi attira quasi per nulla, quindi insomma, però chi ama il genere sicuramente invece lo leggerà volentieri. Poi abbiamo Oltre l'inverno di Isabel Allende di Feltrinelli e qui sono le vite di tre protagonisti che hanno tutti una storia passata molto tragica che si vanno ad intrecciare. Un giorno in qualche modo il destino intreccia queste tre vite e saranno coinvolti in un'avventura particolare tutti e tre insieme. Questo mi sembra già un pochino più interessante per me, per quelle che sono le mie... i miei gusti letterari, quindi questo è possibile che io poi lo vada a recuperare, lo vada a leggere. La strategia del gambero di Piero Colaprico, scusate il nome, è italiano, ma mi sono impappinata lo stesso, edito da Feltrinelli. Questa è un'indagine, anche qui abbastanza pericolosa, che viene condotta con la strategia del gambero, ossia arretrare anziché avanzare. Quindi anziché partire con l'attacco, con il contrattacco. Quindi insomma è tutta un'indagine svolta in questo modo, però anche qui, essendo appunto un libro giallo poliziesco, così non è il mio genere. Quindi a me piacciono i gialli, ma i gialli di un certo genere, quindi diciamo che sono un po' difficili in questo senso, quindi insomma non credo che poi lo andrò a comprare. Poi abbiamo Vite in vendita di Yukio Mishima, scusate se ho letto, ma è un autore giapponese, non ho idea della pronuncia, edito da Feltrinelli. Questo è un libro molto particolare perché parla di un giovane che è veramente disilluso dalla vita, disgustato dalla vita e tenta il suicidio, però viene salvato e lui però continua a desiderare la morte. Quindi gli viene l'idea di pubblicare un annuncio sul giornale di mettere la sua vita in vendita, nella speranza di essere coinvolto in situazioni pericolose che lo porteranno appunto alla morte, quindi spera in qualche modo di essere ucciso. Verrà coinvolto in una serie di avventure, tutte molto particolari, e insomma poi non so come andrà a finire, perché ovviamente questo non lo possiamo sapere finché non lo avremo letto, ma la cosa particolare è che questo autore, pur trattando un argomento così delicato, riesce a farlo con elementi di azione, perché è definito come un libro avvincente, ma anche con elementi di ironia. Quindi, tutto sommato, da quello che ho capito, non dovrebbe essere un libro troppo tragico, ma trattato anche con una sottile ironia. Trattandosi di un autore giapponese, non so bene loro che cosa intendano per ironia, perché sappiamo che comunque i giapponesi rispetto a noi hanno un senso dell'umorismo che è completamente diverso, quindi effettivamente io non so poi come prendere questo aspetto dell'ironia. Tuttavia, questo è un libro che, pur avendo un argomento forte come quello del suicidio come appunto elemento centrale, devo dire che mi attira abbastanza, quindi questo è possibile che invece io lo vorrò leggere. Poi abbiamo Sleeping Beauties di Stephen King. Questo è un libro particolare perché è ambientato tutto in un futuro prossimo, c'è una prigione femminile che è l'unica fonte di lavoro di quella cittadina e tutte queste donne di notte vengono praticamente avvolte da un involucro e mentre dormono sognano di essere altrove, sono altrove forse veramente, non so bene perché nella trama che ho letto non era proprio ben spiegata questa cosa, cioè se loro si ritrovano effettivamente in un altro luogo o se sognano di essere in un altro luogo. Comunque c'è questo involucro che le avvolge che se venisse per caso toccato o violato fa in modo che queste donne diventino molto aggressive e molto violente. C'è però una donna che pare essere l'unica immune a questa cosa e sarà un caso appunto da studiare o sarà un caso da distruggere? Questo lo scopriremo leggendo il libro. Quindi insomma anche questo può essere particolare interessante. Poi abbiamo Il debito di Glenn Cooper, edito da Nord, Edizioni Nord.
Queste sono delle ricerche di Cole, il protagonista, che tra antichi manoscritti e affari della Chiesa svolge una sua ricerca per andare poi a scoprire quali erano i loschi affari che si trovavano sotto a determinati fatti sui quali lui sta indagando. Quindi, insomma, questo mi sembra carino. Tuttavia, Glenn Cooper a me non aveva affascinato tanto. Avevo provato a leggere un libro, ma non, diciamo che non mi aveva coinvolta così tanto. Quindi non so, lo lascio un po' lì in stand-by. Poi abbiamo Arabesque di Alessia Gazzola, spero di averlo pronunciato nel modo giusto, ed è un'indagine di una giovane donna che si occupa di medicina legale, che da studentessa è diventata professionista, vuole avviare la sua carriera appunto da libera professionista, ha tutte le paure del caso perché vuole in qualche modo ricominciare, lasciarsi alle spalle una vecchia vita, ma ha anche paura di perdere i suoi punti di riferimento, quindi ci sono, diciamo, le fragilità, di questa donna. E c'è poi tutta l'indagine che lei deve svolgere, viene chiamata ad indagare appunto sull'omicidio di una donna che possiede una scuola di danza e si ritroverà a scoprire inquietanti segreti che fanno parte del mondo della danza classica. Questo devo dire che invece mi attira moltissimo, questo penso che proprio vorrò leggerlo e lo leggerò volentieri. Bene, questi erano tutti i libri che noi troveremo in libreria a novembre, che potremo andare a leggere. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcuno di questi libri che vi attira, che pensate che andrete a leggere, che andrete ad acquistare. Io vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e arrivederci alla prossima.